La notizia è arrivata ieri sera intorno alle 21, un nuovo caso di coronavirus a Raffadali. A quanto pare un giovane che già si trovava in quarantena e che ha avvertito strani sintomi, quindi subito sottoposto a tampone, risultato positivo. La reazione del sindaco di Raffadali, Silvio Cuffaro, è stata molto forte. Da lì un appello lanciato sulla sua pagina Facebook di restare a casa, di non prendere a scherzo questo virus e che ancora tanta gente esce di casa per futili motivi. Chi sta a casa vince. Cittadini, buonasera. Oggi è 22 marzo. Avrei saltato volentieri l'appuntamento di stasera. Io speravo di darvi questa notizia il più tardi possibile, anche se nel cuore mio sapevo che, avendo la nostra realtà, molti lavoratori pendolari, era quasi impossibile contrastarlo. Ci abbiamo provato in tutti i modi e continueremo sempre a fare la nostra parte, però devo dire, l'impegno e la parte più grande la fate voi, rimanendo a casa. Ora è un ordine che vi do di rimanere a casa. Il virus è già a Raffadali, purtroppo. Oggi pomeriggio l'ASPI mi ha notificato un provvedimento di un nostro concittadino. Lui sta relativamente bene, ha la febbricola, tosse, spesso ricorre all'ausilio respiratorio. Quindi non è più tempo di scherzare. La fortuna è che il nostro concittadino è da oltre 10 giorni che è in auto-isolamento, non ha avuto incontri nell'ultimo periodo, però guardate che ci sono altri tamponi che verranno fatti domani, altri cittadini che non sappiamo oggi se il tampone sarà pure positivo. Guardate che è come una catena di Sant'Antonio, cammina, incontrate persone asintomatiche, persone che stanno bene e che purtroppo hanno dentro di loro il virus, e allora cammina, voi lo trasferite ad altri, ai vostri familiari, ai vostri figli, ai vostri parenti. Non è più ora di scherzare, ormai non si può più andare a fare la spesa tutti i giorni. Oggi c'era una fila enorme dietro il distributore automatico delle sigarette, ma state scherzando? Uscire significa andare incontro alla morte, dovete finirla di fare i cretini. Siete solo degli imbecilli se vi comportate in questo modo. Non c'è più tempo di scherzare, non sappiamo chi ce l'ha. Io pure ho paura di tornare a casa la sera. Questa sera forse andrò a dormire in campagna per cercare di salvaguardare mia moglie e i miei figli. Ma lo capite in che punto siamo arrivati? O ancora scherziamo su questa cosa? Non si può più scherzare. Abbiamo centinaia, ieri ho distribuito oltre 1500 mascherine di nostri concittadini che vanno fuori il nostro territorio. Fuori il nostro territorio. Non sappiamo, per ragioni di lavoro, che incontrano, che cosa fanno, dove vanno. Come possiamo contrastarlo? Solo rimanendo a casa, non c'è un altro modo, non c'è un altro modo. Lo capiamo che non c'è un altro modo. Non verrà a bussarci a casa nostra. Se siamo tutti chiusi nelle nostre case, potremmo sconfiggerlo, altrimenti è una guerra impari, è una guerra impari. O lo capiamo tutti e salvaguardiamo la nostra collettività, oppure è una guerra persa in partenza. Non è possibile. Io vorrei capire quali sono i motivi che vi spingono a uscire. Abbiamo sin da subito dato la disponibilità della spesa a domicilio, dei farmaci a domicilio, invece no. Ieri una fila enorme dietro i supermercati, nelle farmacie una fila enorme dietro le farmacie. Io non lo capisco, che cosa dobbiamo fare più di questo? Io non lo so. Ditemi voi che cosa dobbiamo fare, e sono pronto qui a assumermi la responsabilità. Domani metterò un vigile dietro ogni supermercato, verrete registrati nome, cognome, luogo e data di nascita e quant'è la spesa che avete fatto, così vediamo di venirla con questa scemenza che tutti abbiamo, mi certo pure io. Finiamola, non è più tempo di scherzare. Non c'è più tempo di scherzare, ve lo dico veramente con il cuore in mano. Finiamola, tutti, indistintamente, tutti. Forza Raffadali, ce la dobbiamo fare. Vediamo di stare tutti uniti, tutti a casa. Un'unione simbolica col pensiero, ma stiamo tutti a casa. Ogni giorno di restrizione domiciliare che si conclude è un giorno in meno che ci separa dalla libertà, quasi come coloro che vivono agli arresti domiciliari, con una differenza, che chi viola gli arresti domiciliari rischia un aumento di pena,
chi esce oggi dalla propria abitazione rischia la vita. Quindi evitate di uscire, datemi il retta, è un ordine che vi do.